titolo del film di grande successo di Paolo Sorrentino, La grande bellezza, dedicato ovviamente alla nostra capitale, alla città eterna, a Roma, beh, si potrebbe, diciamo, essere adattato anche a questa piazza, alla piazza in cui mi trovo, perché la grande bellezza ce l'abbiamo anche alle mie spalle ed è un edificio di culto storico, importante, simbolo della spiritualità cattolica in tutto il mondo, il Duomo di Orvieto. Di piazze come questa nelle nostre città d'arte ce ne sono tante e spesso capita anche di vedere che in queste piazze ci sono dei presidi mobili per il mantenimento della legalità, della sicurezza, per offrire ai cittadini un servizio da parte delle forze dell'ordine, da parte della Polizia di Stato, della Polizia Locale, della Guardia di Finanza, ma anche dell'Arma dei Carabinieri. Oggi noi siamo venuti qui ad Orvieto perché ci ha colpito un mezzo particolare dell'Arma dei Carabinieri, la stazione mobile. Di cosa si tratta, a chi si rivolge e quale attività svolge, ce la racconta il comandante della Compagnia Carabinieri di Orvieto, capitano Giuseppe Viviano. La stazione mobile è un mezzo militare dell'arma organizzato sostanzialmente per l'acquisizione delle denunce sul posto, in cui vengono impiegati almeno 3 militari, di cui un ufficiale di polizia giudiziaria per l'acquisizione appunto delle denunce, e sostanzialmente serve per fornire informazioni anche al cittadino che lo richiede e dare una risposta pronta senza necessariamente dover recarsi in stazione. Quindi qualsiasi genere di segnalazioni venga posta alla stazione, la stazione poi a sua volta interessa la generale operativa, se non può risolverla nell'immediatezza, interessare la prima pattuglia che svolgerà il servizio. È un servizio della stazione mobile che viene svolto in tutta Italia, soprattutto nelle piazze dove c'è maggiore affluenza di persone, e l'obiettivo è quello di migliorare il servizio di prossimità al cittadino, aumentare quello che è il senso di percezione di sicurezza, nonché anche la prevenzione. Proprio mentre stavamo effettuando l'intervista al capitano Viviano è aggiunto un cittadino che ha sporto una regolare denuncia approfittando di questo importante servizio della stazione mobile. Abbiamo seguito le fasi di questa operazione, non vi dico nulla prima perché le vedete tra poco. La stazione mobile. Avanti, stazione mobile. È stato asportato un portafoglio tra la stazione ferroviaria e la funicolare, l'arrivo della funicolare. Abbiamo qui il denunciante. Cortesemente si invia una macchina per controllare. Ricevuto. Mi ricevi? Avanti. È stato asportato un portafoglio a privato cittadino ai pressi della stazione ferroviaria, lato Piazza Matteotti, alla stazione, alla funicolare, se vi portate sul posto. Ricevuto centrale, quindi siamo sul posto. Giorno, scusi, che per caso ha trovato un portafoglio o qualcuno ha lasciato un portafoglio da voi? Adesso controlliamo il contenuto, vediamo che. Sì, okay, dobbiamo provare la persona. Corrisponde alla persona che ha segnalato. Ha segnalato lo sbarimento.
Una storia a lieto fine, e devo dire, non si fa solitamente in televisione, ma lo dico perché mi è successa personalmente. Sono stato io protagonista proprio un po' di tempo fa, avevo perso proprio nella zona della stazione il mio portafoglio, e prima che riuscissi ad arrivare alla caserma dei carabinieri, ancora non c'era il servizio della stazione mobile, alla caserma dei carabinieri per sporgere denuncia, fui chiamato telefonicamente dal capo pattuglia del nucleo radiomobile, di una pattuglia del nucleo radiomobile dell'arma, che mi disse: lei è il signor Romano eccetera eccetera, abbiamo trovato il suo portafoglio. Pochissimi minuti dopo la pattuglia venne a consegnarmelo. Questo è una testimonianza dell'importanza del servizio che oggi, anche attraverso la stazione mobile, l'arma svolge per i cittadini.